attenzione. Dopo capirete perché. Guarda, ho preso anche un bicchiere d'acqua prima. Dio. Non potete capire l'emozione di una donna qualunque. Adesso, tra un minuto vedrete perché. Ecco. Eccola. Oddio. Eccola qua. Signorina, buonasera. Buonasera. Oddio. Benvenuta. Grazie. Ecco, sta a suo agio perché abbiamo... Dio, ragazzi, che fatica. Oh, intanto è proprio carina da vicino, dico la verità. Due occhi celesti, pare un angelo. Posso vederla meglio? Dio mio. Senta, lei... che sa tante cose della vita, diciamo. E io vorrei due consigli. Sì. Semplici, perché sa com'è la televisione, se no non ce li fanno dire, quelli dopo magari parliamo. Però due semplici. Allora, uno, vorrei sapere da lei la differenza tra eros e sesso. Perché guardi, io non ci ho mai capito niente. Ho chiesto tanto per 20 anni a mio marito e lui continuava a dire... Mi parono uguali. E infatti ha ragione, perché la penso esattamente così. Secondo me sono la stessa cosa. Ma lo vedi, aveva ragione lui, l'ho tanto sottovalutato. Dio mio. Senta, poi un'altra cosa, no? Per dire, dopo tanti anni di matrimonio, lui e il Corriere dello Sport sono una cosa sola. Lui così. Io dico, ma vogliamo andare a letto? Ma che c'hai sono? Insomma, una cosa un po' esasperante a volte. Allora, non parlo di biancheria che è superflua, diciamo la verità. Non serve a niente. Una sera che me l'ero messa tutta nera, tutto un velo così, ha detto, ma che te sei ammattita, mica sei vedova. Vabbè, non ci ho provato più. No, però per esempio, un'atmosfera, una musica, una luce, lei che mi dice? Ma io dico che la cosa fondamentale è non bisogna vivere insieme, non è un fatto di luci, bisogna vedersi poco e quando ci si vede funziona tutto. Ma se uno per dire non ha i soldi per pagarsi due affitti? No, adesso come la mettiamo? Io questo... Non so, io non sono mai stata sposata, sono contro matrimonio e... Signorina mia, se mi confidassi, guardi, non lo posso dire ufficialmente. E poi un'ultima cosa, lei... So che ama gli animali in genere. Moltissimo. Moltissimo. Io volevo così inserire una nota esotica anche nel mio rapporto in casa. Così. Però, dico la verità, i serpenti fanno proprio terrore. Anche a me. Oddio mio, come fa a superare? Ma infatti non lo supero perché io non li tocco neanche. Che paura. Però c'è un geco a casa mia. Carino. Che tutte le sere siete lì. Che dice lei? Potrebbe... riscaldare l'atmosfera. So, gli faccio pussi pussi. Una cosa. È piccolino il Jackie. Serve a niente. Va bene. Moana Pozzi, siamo venuti alle spalle. Lo sapevo, non vediamo l'ora. Verso la telecamera, per non vorrei privare il pubblico della visione del suo sorriso, che è molto affascinante. Noi abbiamo scelto, ma forse abbiamo sbagliato, approfittando della sua presenza qui, una selezione di scene, diciamo, televisive erotiche, per quanto la televisione riesca a fare in questo settore. Beh, direi che la TV è molto spinta. Ma insomma... È una mini storia, quando qualcosa che non era erotico, però turbava quello che in quel momento era il comune sentimento del pudore, suscitava. Comune sentimento del pudore quanto sta? 5.000, eh? Non anche vorrei... 10. Ma va bene. Comunque abbiamo fatto questo montaggio. A chiusura di queste scene c'è una sua partecipazione ormai mitizzata, un passaggio in una trasmissione che fu censurata e abbiamo cercato di valorizzarlo al massimo, cioè addirittura rallentì. Ne faremo delle cassette, le venderemo. Anche un omaggio, non so, adesso... ragazzi. Adesso vediamo un momento e poi ne parliamo. Ok. La scena più erotica che ha visto fra queste presentate? Ma a me piace la Parietti, mi sembra una donna erotica. Beh, lo è, insomma. Secondo lei l'Eros è mortificato in televisione? Mi lancio, faccio finta. No. Qui sto affrontando degli argomenti.
Se la persona che lo porta è giusta, credo che lo esalti. Ma il portatore di Eros, adesso senza fare... facciamo dei nomi, chi è? Per esempio. Un portatore di Eros, chi può essere? Non suggerite, non fate gesti. Non fate. State buone. Una donna in televisione? Non so, donna, uomo, non ha nessuna importanza. Non viene in mente, lo so, non è così facile. È che un secondo così... È un mezzo adatto alla televisione o è un mezzo sbagliato? Si perde molto. Rispetto al teatro? Per esempio rispetto allo spettacolo dal vivo. Certo. È un'altra cosa. Vabbè. Anche perché uno può fare di più. Alberto Lionello vuole... Il microfono ad Alberto Lionello. Forse mi sento molto portatore di... Tu di Eros? Io mi sento, sono gli altri che non... Sono gli altri che sono ciechi e sordi. Io mi sento portatore di Eros sempre. Sono gli altri che non mi vedono più oramai come portatore. Se qualcuno del pubblico, dei ragazzi, vuole fare delle domande, lo faccia pure... O taccia per sempre, la vuoi fare? Allora, vai. Sì, io volevo chiedere a Moana se ha mai pensato a cosa farà domani, quando non farà più la pornostar, tra qualche anno, fra 10-20 anni. Quando una fa il mio lavoro, quando è brutta deve smettere di lavorare, quando è vecchia è brutta. Non c'è altro. Grazie. Prego. C'è un'altra... Sì. Scusi, volevo chiederle se il suo lavoro le ha portato dei problemi nella vita privata. Ma anche facendo la commessa, credo che... No, qualsiasi lavoro incide... Io ho sempre avuto degli uomini pazzescamente gelosi, però quando mi hanno messo davanti a delle scelte ho scelto sempre me stessa. Come carattere sono così, non sceglierei mai un'altra persona, perché se prima non faccio quello che voglio non riesco neanche ad amare completamente la persona che mi sta vicino. Grazie. Prego. Io sto adatta. Un altro ha alzato la mano, via. Io volevo sapere da Moana qual è una trasmissione dove ti piacerebbe essere protagonista e una dove invece non accetteresti nessun ruolo. Non ci citi, no? Ma io non sono capace a fare la presentatrice, non sono neanche capace a fare televisione, credo. Mi piace essere il personaggio che sono, ogni tanto comparire, ogni tanto scomparire. Non credo che sarei in grado, per esempio, di condurre una trasmissione e quindi spero che non me lo chiedano. Moana, mi scusi, nelle note che mi hanno dato dice che suo papà, che è un ingegnere, insegna il catechismo ai ragazzini. È vero. E sono religiosi praticanti i suoi genitori. Anch'io. Siamo sempre stati d'esempio per le nostre figlie, hanno detto. Qualcuno ha detto forse troppo. Ma diciamo che io non ho mai seguito il loro esempio. Non... Se ne pente? No. Che bellezza, una contenta così com'è. Abbiamo voluto accennare anche al sesso in televisione, che ha una sua storia. Nei limiti, così della... Del garbo, della buona creanza, quanto costa questo? No, questo si può dire. Si può dire. E quindi è un argomento sul quale torneremo, seguiteci. E diverremo amici, no? Adesso tu credo devi raggiungere il tuo amico venuto dall'Oriente. Certo. E io, ringraziando Dio, rimango qui con Simona e con Moana. Ma con Simona, se vuoi, per carità.